Dollaro e penny, penny e dollaro. Il dollaro d'argento e il penny inglese. Dollaro e penny. Due monete differenti. Una moneta d'argento, una moneta è di rame. Prendo il dollaro, lo stringo nel palmo della mano, prendo il penny di rame, e lo trasformo nel dollaro d'argento. Il dollaro e il penny cambiano posizione. Lo facciamo ancora. Prendiamo il dollaro nel palmo della mano, prendiamo il penny, faccio vedere anche così dall'altro lato il penny di rame, basta strofinarlo e il penny diventa un dollaro d'argento. Si trasformano da dollaro a penny, le monete cambiano posizione. Ancora una volta, due monete. Una moneta, due monete. Una mano, due mani. Una moneta in una mano, una moneta nell'altra. Due monete, nessuna moneta. Due monete. Una moneta, due monete. Una mano, due mani. Due monete, nessuna moneta. Una moneta è un penny, una moneta è un dollaro. Due monete spariscono e passano nell'altra mano. Il gioco delle monete cinesi. Questa è la spiegazione del gioco delle monete cinesi. Per fare questo gioco è un insieme di tecniche, un insieme di giochi che potrai fare tutto quanto insieme o scegliere i punti che ti piacciono di più per inserire nelle tue routine. Questa stessa routine che ho fatto io, era l'insieme di questo gioco, era fatto con tre monete, due penny inglesi e un mezzo dollaro. Potrei fare lo stesso identico gioco con magari due monete da 2 euro e una moneta da 1 euro, assolutamente le tecniche rimangono le stesse. Ho una moneta all'insaputa degli spettatori, in questo caso un penny inglese nella mia mano destra, tenuta al palmo delle dita, vuol dire qua alla base del dito, piegando leggermente le dita in questo modo riesco a tenere un oggetto in mano. Un oggetto in mano in modo molto poco visibile, perché posso comunque manipolare gli oggetti usando pollice e indice e tenerlo nascosto. Quindi io mosso le monete, posso anche rigirarle per chi mi vede da davanti, io mi muovo in modo abbastanza disinvolto, quindi non si può pensare che ho un oggetto nascosto qua nella mia mano destra. Metto le monete qua nella mia mano sinistra, penny e dollaro, e mostro in questo modo. Quello che è successo in realtà è che io ho qui la moneta nella mano destra agli insaputi, ho messo queste due monete nella mano sinistra, piego leggermente le dita della mano sinistra e in questo modo trattengo la moneta e faccio finta di passare entrambe le monete dalla sinistra alla destra. In realtà la moneta viene trattenuta e questa passa nella mano destra. E quindi io mostro due monete, penny e dollaro. Prendo il dollaro, lo metto dentro la mano. Quello che succede è un'altra cosa. Io ho questa moneta già nella mano sinistra. Prendo il dollaro, lo metto alla base delle dita e faccio solo finta di metterlo. In realtà, piegando leggermente le dita della mano destra, la moneta mi rimane attaccata in mano. Questa qua. E viene scambiata. Quindi, gli spettatori crederanno che qui ho il mezzo dollaro. In realtà il dollaro si trova a questo punto. E il penny inglese. Prendo il penny e il penny si trasforma in un dollaro. Cosa è successo? Ora, ho messo il penny abbastanza vicino al bordo del tavolo, chiaramente il gioco lo dovrei fare sopra una tovaglia. Prendo il penny, lo metto vicino, nel far finta di prendere il penny, lo lascio cadere, guarda dove si trova la moneta, faccio finta di raccogliere la moneta, che è il dollaro ormai, e quindi abbiamo la trasformazione da penny in dollaro. Rivediamo ancora, la moneta è molto vicino al bordo, io la spingo in basso col pollice, con la base del pollice, e qui mostro, passo dal palmo delle dita alla posizione, per mostrare che la moneta si è trasformata da penny in dollaro e il dollaro è diventato penny. Quindi abbiamo avuto lo scambio di monete. Vediamo ancora. Abbiamo il dollaro e il penny. Il penny diventa dollaro e abbiamo questo scambio qua. Come si fa questo scambio? Faccio finta di mettere il dollaro nella mano. A questo punto giochiamo solo con due monete. Faccio finta di mettere il dollaro nella mano, in realtà lo trattengo alle dita. La stessa sparizione, basta semplicemente abbassare un po' le dita. Meglio l'annullare, la moneta rimane attaccata nella mano destra, quindi faccio finta. Nel frattempo, vedi, le dita della mano destra sono pronte ad accogliere e si chiudono come se veramente avessero l'oggetto. Tengo le dita chiuse, lascio solo pollice e indice e qui sopra ci metto il penny inglese. Guarda dove si trova la moneta si trova qua al palmo delle dita, la carezzo con l'indice
e guarda lo scambio che abbiamo, la moneta viene presa alla base del pollice, qui prendo la moneta e abbiamo lo scambio, vi faccio vedere lo scambio, allora da dollaro così alla base del pollice e ora abbiamo lo scambio, vi faccio vedere lo scambio, la posizione di partenza è questa, accarezzo, vado alla base del pollice, trattengo la moneta, mostro e ora questa moneta andrà messa dentro la mano con questo movimento. La moneta è il penny, ora la base del pollice, allargo leggermente le dita, lancio la moneta così dentro con questo movimento e abbiamo qui il penny, qui il dollaro che cambia la posizione. Rivediamo da capo questo movimento. Allora faccio finta di mettere il dollaro nella mano, in realtà non c'è, penny, lo accarezzo, abbiamo lo scambio e qui lancio, prendo e lancio, contemporaneamente per un attimo le dita si aprono e si chiudono, qui abbiamo il penny, qui abbiamo il dollaro, le monete si sono cambiate di posizione. A questo punto passiamo alla routine delle monete cinesi. Una moneta, due monete, una mano, due mani, una moneta in una mano, una moneta nell'altra, due monete, nessuna moneta. Quello che avviene in realtà è questo: una moneta, due monete, una mano, due mani, una moneta in una mano. Io nel fare questo trattengo la moneta col pollice e chiudo la mano, ho fatto la stessa sparizione di prima, posso anche senza pollice, semplicemente così. Ora con il fatto che io chiudo la mano si vede la moneta, questa è una cosa che distrae molto perché l'attenzione va tutta sulla moneta, quindi ricordati, la posizione di questa moneta è coperta così dalla parte finale delle dita, in maniera tale che quando andrai a chiudere l'attenzione andrà sulla moneta che va a apparire. Quindi una moneta in una mano, una moneta nell'altra, lasci cadere la moneta avanti a questa, avanti al penny, scopri, due monete, nessuna moneta. Ancora, una moneta, due monete, una mano, due mani, nessuna moneta, due monete. Cos'è successo? È successo che le monete sono state fatte una moneta, due monete, una mano e porti sopra la mano, due mani e porti sopra la mano. Quando giri, semplicemente prendi la moneta e la lanci, così. Le mani sono distanti, ma nel momento che ti vai a girare, le mani si avvicinano così tanto che il gioco risulta molto facile. Quindi prendi le mani, le giri, così, e poi ti riallontani un po'. Velocità normale, una moneta, due monete, una mano, due mani, con la mano destra lanci la moneta sotto la sinistra, mostri due monete, nessuna moneta, fai vedere una, due monete, e fai l'ultimo passaggio della sparizione, della moneta che passa da una mano all'altra. Questo gioco si fa così, metti le monete nella mano destra, leggermente sovrapposte, e fai finta di passarla alla mano sinistra. In realtà qui si genera un rumore, il rumore è questo, le monete che passano da questa posizione a questa posizione fanno rumore. Nella mano destra hai queste due monete, fai finta di passarla da sinistra, dopodiché un attimo, gesto magico, mostri la mano vuota e le monete che passano nella mano destra. Rivediamo questo passaggio, due monete, una moneta, due monete, così, mostri che le monete spariscono e passano nella mano destra. Questo è il gioco delle monete cinesi.